Ciao a tutti ragazzi, sono Andy Stuck, vi faccio il ciao così. Allora, ho ancora il fiatone adesso, sono entrato adesso, sono le 10, sono entrato in casa adesso, 10:45, finalmente la Kingdom Hearts HD Collection Limited Edition. Allora ragazzi, le bestemmie, vi dico perché, dai, intanto unboxiamo e spero che ci sia il gioco. Vi dico spero che ci sia il gioco semplicemente perché sono andato stamattina al GameStop, che ho vicino io, apriva alle 10. E quindi non alle 9, quindi sfiga immane. Crixo91 invece si è preso la copia in un altro GameStop alle 9. Cri ha preso l'edizione normale. Io ho preordinato questa edizione circa, mi pare, 10 di giugno, quindi sono anni che ho preordinato sta roba. E ragazzi, scusate se il video non viene benissimo, aspettate un attimo. Ok, sono anni che ho preordinato sto gioco e finalmente ci metto le mani sopra. Allora, piccolo disguido col GameStop. Dopo che ho scoperto che apriva alle 10, cosa è successo? È successo che semplicemente sono entrato alle 10, dopo aver aspettato 40 minuti fuori, perché sono andato un bel po' prima, e cosa mi dicono questi stronzi? Che non hanno la Limited Edition. Ora, le bestemmie che non vi dico che mi sono saltate, le ho detto subito al tizio: ascoltate ragazzi, qui io ho preordinato questo gioco, sono un fan accanito bestiale. Dovete farmela avere assolutamente, se no vi tiro giù il GameStop, vi tiro giù proprio il mondo, no? Sono tornato in macchina incazzato nero, tornavo a casa. A un certo punto, per fortuna, non so, la grazia divina, Gesù mi ha voluto bene, mi ha chiamato il tipo e mi ha detto: è arrivata, bene. Tenete conto che, tra l'altro, mi ha detto: è arrivata ma solo una, ed eravate in quattro che l'avete preordinata, quindi gli altri quattro se la prendono nel culo. Vabbè, cazzi loro. Comunque, ragazzi, già tanto che ho il gioco, questo è l'artbook, bellissimo, vedete Sora, una rapida sfogliata. E poi, ops, vabbè, tanto non lo uso. Una rapida sfogliata, poi vado a giocare perché, ragazzi, veramente, sono già le 11, io alle 3 devo entrare a lavoro. Cioè, neanche il tempo di provare sto gioco, zero proprio. Mamma mia, ragazzi, non vi dico le bestemmie che stavo per tirare. Comunque, l'artbook è molto carino. Adesso sto vedendo. Qua c'è una velina che ritrae Sora, di come l'avevano pensato e poi di come l'hanno fatto. No, ragazzi, quest'artbook è veramente inutile. Qua fanno vedere i Keyblade. È veramente inutile, ma è veramente figa a vedersi. Cioè, è figa da collezione. Cioè, tra un po' di anni varrà qualcosa sicuramente. Detto questo, ragazzi, scusate se il video unboxing è stato un po' così scarno, però, ragazzi, non so cosa dirvi, io devo andare a giocare a questo gioco. Ciao!